e straordinario cultore dei libri e diffusore dei libri, che lo fa con una passione tale che io conosco bene e condivido. Grazie a te. Prima mi hai chiesto, ti chiamo professore, la chiamo professore, mi vergognerei a essere chiamato professore. Ci diamo del tu. E soprattutto grazie a voi essere qui in questa serata dove potreste essere a passeggio, forse più lietamente. Ma io comincio chiedendovi un favore. Dovete sapere che io sono un padre tardivo e ho un figlio piccolo che ogni volta che parto mi chiede: "Oh babbo, ma perché te ne vai anche d'estate e non stai con noi?" Allora, vi posso fare una foto? Gliela mando a Pietro che dice: "Oh, guarda il babbo che fa anche io." Ciao Pietro. Grazie. Allora, è vero, questo libro che io amo molto è il quarto che scrivo su D'Annunzio. Lo amo molto al punto che l'ho scritto in 2 settimane. È una roba che potrebbe scoraggiarvi dal comprarlo e dal leggerlo. Invece è venuto così in 2 settimane perché è il frutto di 20 anni di studio e di frequentazione, appunto anche da bere. È venuto in un modo sciolto, ho incominciato in quel modo, ci parlo tutti i giorni, è vero, e sono arrivato alla fine. È stato bellissimo, una sensazione, perché scrivere è una roba faticosissima, in genere ci metto 2, 3, 4 anni per scrivere un libro. Questo mi è proprio venuto fuori spontaneamente. E perché ho rivelato un personaggio, sto cercando di rivelare un personaggio sul quale ci sono infiniti pregiudizi. Ecco, il lavoro che io faccio al Vittoriale è doppio, uno di manager, di direttore generale. Direttore generale deve guidare l'azienda al meglio. Ragazzi, spegnete le luci del parco di giorno. Restaurare, vedere che i bilanci vadano bene, tutte cose che in realtà può fare qualsiasi manager, anche uno che viene da una fabbrica di cioccolato. E poi c'è il presidente. Il presidente invece deve badare alla politica culturale. La politica culturale di me come storico è stata cambiare l'immagine D'Annunzio. Fare lo storico, vi assicuro, è un lavoro difficile, noioso, perché bisogna leggere continuamente tanti libri, gli archivi, frequentare solo i morti, non c'è nessun altro. Per cui vale la pena di farlo solo se c'è qualcosa di nuovo da dire, se c'è qualcosa da cambiare, qualcosa che a me o ad altri colleghi sembra sbagliato e che va rimesso sulla giusta luce. Su D'Annunzio c'erano solo pregiudizi, solo tanti pregiudizi sbagliati, che adesso proverò a spiegarvi. Comincerei da un mio, scusate, io non, così, così stretto non ci sto, non vi volto del fare. Ci sono minorenni? Allora cominciamo dalle cose spinte, che con D'Annunzio non sono male. Pregiudizio per anni l'ho avuto anch'io. Io sono presidente del Vittoriale da 15 anni, una cosa che un bravo manager non fa perché dopo 3 o 4 anni cambia lavoro per essere promosso. Ma io mi diverto talmente, c'è talmente tanto da fare, che ci starò altri 15 anni almeno. Allora,